Mi dice la mia casa: rimani, il tuo passato è qui. Mi dice la strada: seguimi, il tuo futuro è qui. Io dico alla mia casa e alla strada: non ho passato, non ho futuro. Se resto, c'è un andare nel mio restare. E se vado, c'è un restare nel mio andare. Solo l'amore e la morte cambiano ogni cosa. Partire o restare. Non importa quanti anni abbiamo, dove viviamo o che lavoro facciamo. Non importa quanti figli abbiamo, quanti sogni custodiamo nel cuore, quanti soldi abbiamo nel portafogli. Presto o tardi, la vita ci porta a subire brusche battute d'arresto, a rimettere tutto in discussione o semplicemente a farci nuove domande. È questa la felicità? Meglio essere o apparire? Seguire i propri sogni di bambino o accontentarsi di vivere una vita tutto sommato serena? Le domande sono tante e le risposte sono là fuori. Basta cercarle nella filosofia, nel cinema, nella poesia, nei libri, nella musica. L'uomo, con la sua inesauribile creatività, ha già risposto praticamente a tutto. Io sono Fabio Volo e tutto questo non lo dico io. Sappi che tutte le strade, anche le più sole, hanno un vento che le accompagna e che il gomitolo, forse, non ha voluto diventare maglione, che preferisco non imparar la rotta per ricordarmi il mare. Ricordo ancora bene quando, a cavallo dell'età dell'adolescenza e dell'essere adulto, mi sono trovato davanti a un bivio: restare, vivere la vita di cui riuscivo a farmi comunque un'idea, la vita che avevano vissuto e che stavano vivendo i miei genitori, o partire, seguire i miei sogni, accettare il rischio, l'incerto, fare il famoso salto nel buio. Da una parte si intravedeva una vita con meno rischi, probabilmente con meno cadute, ma forse una vita che non era esattamente quella che sentivo di vivere. Sembrava più una vita sicura, tranquilla, una vita più sotto controllo. L'altra invece, la vita che avrei vissuto se fossi partito, mi chiamava da un luogo più profondo dentro di me, da un luogo più vero, più pericoloso, che aveva il sapore dell'avventura. Alla fine poi la vera domanda a quel bivio non era più se restare o partire, ma ho abbastanza coraggio per seguire la mia natura? Mentre cercavo quella risposta, come per magia, ogni cosa che leggevo e che sentivo sembrava una continua coincidenza. L'universo si sposta per l'uomo che sa dove andare, avevo letto una volta. Mi sono ritrovato a leggere un libro che parlava proprio di questo tema. Ed è forse per questo che, pur essendo un libro semplice, lo ricordo ancora con affetto. Sto parlando di Narciso e Bocca d'Oro di Hermann Hesse. E poi l'incontro con il libro di Joseph Conrad, La linea d'ombra, quella linea che separa l'età della spensieratezza all'età delle responsabilità. Soltanto i giovani hanno momenti simili. Ci si chiude alle spalle il piccolo cancello della fanciullezza e si entra in un giardino incantato, dove anche le ombre splendono di promesse e ogni svolta del sentiero ha una sua seduzione. Riconoscendo le orme di chi ci ha preceduto, si va avanti, eccitati e divertiti, accogliendo insieme la buona e la cattiva sorte, finché dinanzi si scorge una linea d'ombra che ci avvisa che anche la regione della prima giovinezza deve essere lasciata indietro. Questo è il periodo della vita in cui è probabile che arrivino i momenti di cui ho parlato, i momenti di noia, ecco, di stanchezza, di insoddisfazione, momenti precipitosi. Parlo di quei momenti in cui chi è ancora giovane è portato a compiere atti avventati o abbandonare un lavoro senza motivo alcuno. La linea d'ombra, la nebbia che io vedo a me davanti, per la prima volta nella vita mia mi trovo a saper quello che lascio e non saper immaginare quello che trovo. Mi offrono un incarico di responsabilità. Domani andrò giù al porto e gli dirò che sono pronto per partire, getterò i bagagli in mare, studierò le carte e aspetterò di sapere per dove si parte, quando si parte. E quando passerà il monsone dirò: levate l'ancora, dritta, avanti tutta, questa è la rotta,
questa è la direzione, questa è la decisione. Mi ritrovavo a leggere libri che sembravano loro ad avere scelto me, vedere film, ascoltare o partecipare a chiacchierate. Tutto si trasformava in uno strumento per capire, per comprendere, per darmi la forza di scegliere. Ricordo ancora oggi quanto una semplice frase mi aveva aiutato a cambiare il mio punto di vista e a darmi la forza di prendere in mano il timone della mia vita. La barca è più sicura nel porto, tuttavia non è per questo che le barche sono state costruite. Dalla notte che mi avvolge, nera come la fossa dell'inferno, rendo grazie a qualunque Dio ci sia per la mia anima invincibile. Non importa quanto angusta sia la porta, quanto impietosa la sentenza, sono il padrone del mio destino, il capitano della mia anima. Pensavo che dopo aver preso quella decisione tra restare o partire, tra avere il coraggio di seguire la mia vera natura o imparare a sopportare una vita scelta per paura, non mi sarei più ritrovato davanti a quel bivio. E invece non è stato così. Da che cosa stai scappando? Sa, potrei farle la stessa domanda. La verità è che la tua vita, che ti piaccia o no, ci sono giorni che il pensiero di mollare tutto ti tenta, anche se sei in viaggio. Senti una voce che ti dice: a questa vita ho preso tutto il midollo, tutta la polpa, tutta l'energia. È ora di cambiare. Vieni sedotto dall'idea di una vita totalmente nuova. Sogni vecchi lasciano spazio a sogni nuovi. Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze. Mi sono sempre chiesto: come mai a volte, all'improvviso, le cose iniziamo a sentirle in maniera diversa? Perché il giorno prima sembra andare tutto bene dentro la nostra vita, dentro la nostra routine, e poi il giorno dopo, l'ora dopo, l'istante dopo, è come se ci svegliassimo e tutto è più pesante, soffocante, insostenibile. Dio ha messo la felicità dappertutto e ovunque, in tutto ciò di cui possiamo fare esperienza. Abbiamo solo bisogno di cambiare il modo di guardare le cose. Una frase mi ha aiutato a capire, una frase che dicevano i latini: l'abitudine è una seconda natura. La prima volta che l'ho letta non l'ho capita subito. Che differenza c'è tra la nostra natura, la nostra vera essenza, quella che rende ognuno di noi diverso dall'altro, e la seconda natura, quella che i latini attribuivano all'abitudine, alla routine? Che la natura si segue. La natura ci indica la strada, il percorso, ci dice dove ci sentiamo bene. La seconda natura, invece, non si segue. La seconda natura si esegue. Certe notti per dormire mi metto a leggere, e invece avrei bisogno di attimi di silenzio. Questa strada ha un cuore. Se lo ha, la strada è buona. Se non lo ha, non serve a niente. Entrambe le strade non portano da alcuna parte, ma una ha un cuore e l'altra no. Una porta a un viaggio lieto. Finché la segui, sei una sola cosa con essa. L'altra ti farà maledire la tua vita. Una ti rende forte, l'altra ti indebolisce. Carlos Castaneda, gli insegnamenti di Don Juan. Non sempre partire per un'avventura, partire per cambiare, richiede fisicamente la partenza. Non serve per forza ribaltare il tavolo,
ricominciare da zero, fare la sacca, lo zaino, la valigia e andare dall'altra parte del mondo, magari ad aprire il famoso ciringhito sulla spiaggia. A volte, non voler più stare nella propria vita e decidere di partire per un'avventura, lo si può fare anche stando dove si è. È sufficiente fare piccoli cambiamenti, piccoli aggiustamenti, compiere un piccolo passo alla volta, un gradino alla volta. A volte basta iniziare col tagliare i rami secchi, non ripetere abitudini impolverate, chiudere storie e relazioni finite o un lavoro che non dà soddisfazione. Non si deve per forza salire su una nave o su un aereo. La propria vita la si può cambiare cambiando atteggiamento. Ricordo ancora le parole di Iggy Pop quando all'età di 50 anni ha realizzato di essere una persona diversa, di essere cambiato e come primo passo ha deciso di fare una cosa molto semplice: non prendersi più la merda, come dice lui, degli altri. Ognuno deve gestire la propria. It was in the winter, my 50th year, when it hit me. I was really alone. There wasn't a hell of a lot of time left. Era l'inverno del mio 50° anno quando me ne sono accorto. Ero veramente solo e non mi rimaneva molto tempo. Ogni risata e ogni carezza che potevo ricevere diventò sempre più importante. Stranamente, mi venne più voglia di leggere libri. La mia casa e il mio studio acquisirono più importanza. Mentre pensavo alle circostanze della mia morte, volevo trovare un equilibrio tra gioia e dignità. Mentre me ne andavo, soprattutto, non volevo più prendermi merda da nessuno. I didn't want to take any more shit. Not from anybody. Not from anybody. Not from anybody. Ricordo ancora quando dicevo a mio padre cosa desideravo, cosa sognavo per la mia vita. Spesso mi diceva: stai tranquillo, impara ad accontentarti. Poi, un giorno ho imparato che essere felici ed essere contenti sono due cose completamente diverse. Felicità è qualcosa che va fuori dagli schemi. Felicità, nelle lingue neolatine, vuol dire capacità di generare. Generare qualcosa di nuovo. Pensa, se tu tutto un tratto generi un figlio, è chiaro che cambia tutto. E tutto quello che c'era prima non è più lo stesso, anche tu non sei più lo stesso. E quante persone hanno il coraggio di cambiare tutto? Felicità, happiness, collegata al verbo happen, accadere, è il coraggio di farsi succedere cose nuove. Se hai questo coraggio, sei felice. Se non ce l'hai, sei uno che si accontenta. La maggior parte delle persone si accontentano perché non vogliono rischiare niente di quello che hanno. Chi lascia la via vecchia per la nuova sa cosa perde, ma non sa cosa trova. Davanti a questo proverbio si bloccano i destini della grande maggioranza delle persone. Qui si richiede di riflettere, naturalmente, perché dal contrasto tra accontentarsi e voler essere felice dipende nella tua vita tutto, tutto. A volte le persone intorno a noi, le persone che ci amano, ci vorrebbero in un certo modo, che non è esattamente quello che sentiamo noi. E allora, per seguire la nostra natura, abbiamo bisogno del coraggio di non piacere. Non piacere proprio a quelle persone a cui teniamo. Spesso, anche le persone che ci amano non possono vedere le cose come le vediamo noi, e su di noi proiettano le loro paure. Quando ci si mette in cammino, si possono incontrare tanti padri e a volte si possono fare degli incontri fortunati. In realtà, qualcuno sostiene addirittura che non siano coincidenze e fortune, ma che quando una domanda è sentita e sincera, l'universo si muove per consegnare la risposta. Non tornare più, non ci pensare mai a noi. Non ti voltare, non scrivere. Non ti fare fottere dalla nostalgia. Dimenticaci tutti. Se non resisti e torni indietro, non venirmi a trovare. Non ti faccio entrare a casa mia. Grazie. Per tutto quello che hai fatto per me. Qualunque cosa farai, amala.
Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. Sono passati molti anni nella vita da quando mi sono trovato davanti a quel bivio. E anche adesso, come allora, la domanda è la stessa. Stai vivendo la vita che vuoi vivere? Una cosa che ho imparato è quella di lasciarmi sempre aperta la possibilità di iniziare un nuovo cammino. La possibilità di dare una risposta concreta e pratica alla nascita di un desiderio nuovo che prima non potevo neppure contemplare. Lasciarmi sempre la possibilità aperta di dare una risposta a nuovi bisogni. Una delle mie più grandi paure è quella di arrivare al termine della mia vita, del mio viaggio, e girarmi e vedere un solo grande giorno, sempre uguale. Non vorrei ritrovarmi ad avere nel cuore il sentimento del personaggio di Chekhov nel Giardino dei Ciliegi. La vita è passata e io non me ne sono neanche accorto. Poiché non sappiamo quando moriremo, si è portati a credere che la vita sia un pozzo inesauribile. Però tutto accade solo un certo numero di volte, un numero minimo di volte. Quante volte vi ricorderete di un certo pomeriggio della vostra infanzia? Un pomeriggio che è così profondamente parte di voi che senza neanche riuscireste a concepire la vostra vita. Forse altre 4 o 5 volte, forse nemmeno. Quante altre volte guarderete levarsi la luna? Forse 20, eppure tutto sembra senza limite. Il tè nel deserto di Bernardo Bertolucci. Non è necessario dover desiderare qualcosa di più. La gratitudine e la capacità di apprezzare quello che uno ha è un grande traguardo. Semplicemente a volte, più che desiderare qualcosa di più, si desidera qualcosa di diverso. Nella vita spesso mi sono ritrovato a non sapere esattamente cosa fosse quella cosa diversa che volevo. Non riuscivo a dare una risposta a quel sentimento. Sapevo solamente cosa non volevo più. Quindi dovevo iniziare a cambiare.